Siamo qui con Stefano Cappelletto della Pontina Futsal. Intanto diciamo che rispetto all'andata c'erano quelle defezioni a livello numerico che hanno fatto la differenza. Sì, sicuramente. Purtroppo noi non abbiamo già una rosa molto ampia, non possiamo concedere due giocatori come Longo e Galvani, però senza nulla togliere chi l'ha sostituito ha fatto bene. E purtroppo c'è stato 5 minuti di blackout all'inizio del secondo tempo che purtroppo ci hanno un po' fatto uscire dalla partita, però abbiamo giocato fino alla fine, insomma. Per quelli che siamo, risultato, abbiamo giocato, non abbiamo concesso niente, il primo errore ci hanno punito. Vedendo questo KO e vedendo gli ultimi risultati non proprio confortanti, che girone di ritorno si aspetta per la Pontina Futsal? Ma noi, io, se voi vedete anche le prime interviste, ho sempre detto che eravamo una squadra da quarto o quinto posto, tra le prime quattro, le prime cinque, quindi ancora il nostro obiettivo alla portata. Dobbiamo assolutamente tornare alla vittoria, cercando di recuperare anche qualche infortunato e proseguire il campionato, giornata per giornata, senza troppi obiettivi. Per quanto riguarda la partita col Pomezia, 5 giornate a Galvani, 2 a Longo, 2 anni addirittura Alfonsi, cosa si sente di dire? Sì, no, per quanto riguarda i 2 anni Alfonsi sono giusti, anzi forse gli avrei dato anche qualche giornata in più, no? Nel senso che Alfonsi si è già scusato con la federazione, con l'arbitro, ha avuto un momento di follia, purtroppo capitale. Per quanto riguarda Longo, vabbè, lui c'ha la doppia ammonizione sulla la giornata supplementare, non ho capito Galvani, io ero presente a 3 metri, sinceramente non ho capito l'arbitro che cosa ha visto o che cosa ha scritto. Noi abbiamo presentato ricorso perché Galvani, che è notoriamente un giocatore abbastanza di carattere, però in questo caso mi sento di assolverlo perché veramente non ha detto assolutamente niente. Forse l'arbitro ha sentito da qualche altra parte qualche parola, non lo so. Senza di loro saranno ancora delle giornate di sofferenza? Ah, sicuramente la qualità di Longo non si discute, la saggezza tattica dei Galvani nemmeno. Purtroppo anche oggi abbiamo visto che probabilmente con loro due in campo sarebbe stata una partita molto diversa, anche perché mi ha costretto a giocare sotto ritmo per tutto il primo tempo, nonostante abbiamo avuto 3 occasioni da gol clamorose e anche al secondo l'abbiamo avute. Il Latina è stato molto cinico, ha sfruttato quello che doveva, ha portato a casa il risultato con il minimo sforzo. Mister Antonio Angeletti, intanto cosa è cambiato dalla sconfitta di Valmontone in Coppa Lazio? Praticamente poco, insomma oggi abbiamo sbagliato pochino, abbiamo messo un po' più di concretezza, quindi la squadra era molto più attenta, abbiamo gestito la partita come sapevamo di gestirla, quindi partendo dall'andata dove abbiamo perso in casa, purtroppo l'abbiamo ripreso da lì, li abbiamo aspettati, quindi con molta pazienza, molta voglia di vincere soprattutto, questo ha fatto la differenza. Infatti quello che volevo dire, sicuramente la partita d'andata è servita da lezione per questa, gara. Sicuramente sì, ogni sconfitta ci si costruisce, secondo me, l'andare avanti con meno difficoltà. È vero che comunque anche sul 3-0 poi negli ultimi minuti stava per combinare una frittata, diciamo. Ma si è rischiato alla fine un tiro libero. Secondo me abbiamo subito un tiro libero, abbiamo preso 2 volte i pali, 2-3 occasioni sono davanti al portiere, bravissimo il portiere loro che fa la differenza veramente, quindi voglio dire, alla fine insomma non abbiamo rischiato più di tanto, abbiamo preso mi sembra il 3-1 a 4 minuti alla fine, no, 6 minuti forse. Vabbè, comunque, diciamo, sappiamo che era difficile, campo esterno, squadra quadrata, messa bene in campo, quindi risultato importantissimo. Partendo dalla prestazione di oggi è una buona base per costruire poi la partita di martedì con la ginnastica? Ma diciamo di sì, sicuramente non stiamo bene fisicamente perché questi stop così troppo lunghi ci hanno messo in difficoltà, ci hanno fatto perdere ritmo soprattutto. Cercheremo di fare il nostro meglio, lunedì lavoriamo, lunedì, quindi cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi. Una parentesi sulla Coppa, il 6 marzo comunque la Century se la va a giocare. Ce l'andiamo a giocare, anche sappiamo che è difficile, però ce l'andiamo a giocare armi pari, senza problemi.